Guido Longo, prefetto del della provincia di Vibo, insomma, iniziativa importantissima. Si è aperto il mondo dopo il fatto che è successo ai due ragazzi gay. Insomma, mondo che è appartenuto nelle negatività, poi stanno uscendo delle positività. Si vede in questo convegno. Certo, certo, delle positività dell'atteggiamento del popolo calabrese, che è assolutamente contro ogni forma di discriminazione e soprattutto è favorevole all'accoglienza, che è importante. E sono stati presi dei provvedimenti anche al gestore che si è comportato in questo modo, però è servito anche l'apertura. Devo chiarire che non è l'autore di questo gesto un po' scriteriato, diciamo un po' scriteriato, non è un imprenditore, è un privato che affittava delle stanze della sua abitazione. Questo è importante chiarire. È importantissimo, quindi non c'è, diciamo, non nasce questo atteggiamento nell'ambito di un'attività imprenditoriale, assolutamente no. Ecco, gli imprenditori della provincia di Vibo sono ben lungi dall'assumere atteggiamenti simili. Noi abbiamo tanti problemi per quanto riguarda la disabilità, per chi ha problemi. Cosa sta facendo la provincia di Vibo, proprio perché è la zona più turistica della Calabria? Innanzitutto sono stati predisposti ed effettuati dei controlli per quanto riguarda la depurazione in modo da rispettare l'ambiente, e in questo abbiamo avuto anche un grosso aiuto da parte degli imprenditori, devo essere sincero. Sono stati con noi, non sono stati contro di noi. E poi abbiamo incentivato il controllo del territorio, perché è bene che chi venga in Calabria si senta assolutamente sicuro.